nell'ennesimo nuovo format. Oramai questo canale sta diventando un'esplosione di passioni e di lati di me che solo qua potete trovarlo. Spero che questa cosa vi piaccia, ma soprattutto ricordatevi sempre alla fine di ogni video di farmi sapere qua sotto nei commenti quanto vi piace questo format, soprattutto spolliciatelo tanto se vi piace, in modo che io mi possa regolare per il nuovo anno per far uscire i video che mi piacciono di più. Il format di oggi va un po' in contrapposizione con un format che è uscito qualche giorno fa, perché qualche giorno fa è uscito I preferiti di Joe, invece oggi esce Spreferiti di Joe, che è un format appunto al contrario, quindi le cose che mi piacciono di meno in determinati ambiti. Sempre qua sotto nei commenti mi farete sapere di volta in volta quali argomenti volete vedere in questo format, quindi le cose in generale, astratte o concrete che siano, che mi piacciono di meno. Il termine spreferiti è stato coniato dalla voce fuori campo e i veterani di questo canale sicuramente si ricorderanno di chi è. Vi lascio qua sopra in info box il video da cui è stato tratto appunto questo termine, ma cominciamo subito. Non vorrei essere ridondante, ma dato che abbiamo parlato dei miei preferiti del Natale, parliamo dei miei preferiti del Natale, quindi le cose del Natale che mi piacciono di meno. Primo tra tutti quello che io chiamo l'appanzamento, quindi quando mangi tantissimo, anche over the limits, e appunto ti ritrovi poi subito dopo appanzata, che fai fatica a muoverti, che non riesci a fare niente se non sbaccarti sul divano e dormire o comunque fare cose non molto produttive, ecco, insomma non si riesce a essere produttivi quando si è appanzati, che è una cosa che non mi piace, perché normalmente io cerco di regolarmi in modo da mangiare il giusto, invece a Natale ti viene voglia di dire ma sì, mangiamo così un sacco di roba e poi alla fine ne paghi le conseguenze. E l'appanzamento è una di quelle sensazioni che a me proprio non piacciono, non perché io sia salutista, ma perché proprio non mi piace, non mi piace che io sono costretta a starmene sul divano a digerire piuttosto che fare altre cose. Sono un iperti, che ci posso fare? La seconda cosa che odio del Natale si lega molto alla prima ed è appunto l'ozio, quindi il non fare niente. È vero, se avete visto l'altro video ho detto che una delle cose che mi piace di più è il fatto che mi possa prendere cura di me, andare in vacanza, non pensare al lavoro, ma questo non significa che io non debba fare niente, anzi, mi piace comunque dedicarmi a delle cose, e invece il fatto di essere costantemente in vacanza alla lunga ti porta a non fare veramente nulla, anche per giorni. E ci sono state delle vacanze di Natale che, ve lo giuro, ho passato costantemente sul divano, tra letto e divano e bagno ovviamente. È una cosa che non mi piace, non mi piace perché appunto sono una persona iperattiva, super produttiva, mi piace farlo ogni tanto ma non costantemente, e il limite valicabile per passare dal un giorno di ozio a due settimane di ozio è veramente labile, soprattutto in questo momento storico. Il terzo punto è una cosa molto rischiosa da dire in un video, ma per il bene del canale la dirò lo stesso. Odio quando qualcosa va storto. Quando qualcosa va storto intendo quando, per quanto riguarda le tradizioni, per quanto riguarda i regali in sé, c'è qualcosa che non segue la linea corretta delle azioni. Quindi nelle tradizioni non mi piace, per esempio, se a quell'ora c'è quel film e quindi si guarda quel film e qualcuno cambia canale. È una cosa che odio profondamente, la odio profondamente, così come io che sono l'addetta ai biscotti, se quell'anno mi dicono no, non fare i biscotti, fai qualcosa cos'altro. No, perché io sono l'addetta ai biscotti, io quello devo fare, ok? Il problema è che, essendo io una persona di base un pochino rancorosa, alla fine me la meno per un sacco di tempo con questa cosa, quindi insomma non so veramente come altro spiegarvi questo punto. Mi dispiace, sono una brutta persona. Punto numero 4, i regali sbagliati. Sono una di quelle persone che appunto non riesce a fingere che un regalo le piaccia quando il regalo è sbagliato, e è capitato diverse volte che io facessi una lista di regali per le persone che appunto non sanno di preciso cosa regalarmi, oppure che non la facessi ma che mi arrivasse il regalo sbagliato. È una cosa che proprio
Non mi piace per niente e non sono solo io, so che tra di voi c'è gente che la pensa esattamente come me. Questo non perché io sia una persona avida, però appunto se proprio devi farmi un regalo, non regalarmi una cosina a caso, bagno schiuma X, piuttosto appunto non regalarmi niente, fammi un bel bigliettino scritto col cuoricino e io sono contenta. Ma non farmi regali a caso, se proprio devi spendere soldi per farmi un regalo, pensalo bene. Poi vabbè, ok, il pensiero è quello che conta, però se vuoi farmi un regalo giusto, pensalo. Numero 5, gli auguri spersonalizzati. Quanti di voi amano, adorano quando gli arrivano dalla mattina di Natale, anzi addirittura dal giorno prima o addirittura dalla settimana prima, i classici messaggi anche da gente che non si sente da una vita? Auguri, 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 auguri a te famiglia, a te famiglia, a te famiglia. Una cosa che proprio odio, ve lo giuro, è una cosa che odio profondamente, sia per il compleanno sia per Natale. Io preferisco di gran lunga ricevere 3 messaggi di auguri, ma che siano sinceri, cioè da persone che veramente io conosco, con cui ci esco, con cui condivido delle cose, e quindi il tutto ha un senso, ecco, tutti questi auguri, queste parole alla fine hanno un senso. Non me ne frega niente degli auguri di una persona che ho conosciuto 6.000 anni fa e poi che è sparita, ha fatto ghosting e non si è fatta più sentire. Sinceramente, di quelli non mi interessa di avere 50 messaggi di auguri tutti uguali, mi interessa comunque che le persone con cui ho a che fare in questo momento, nel periodo natalizio presente, mi facciano gli auguri. Non mi interessa che me li faccia una persona veramente che non sento da una vita, quindi è una cosa che proprio mi dà fastidio, gli auguri spersonalizzati, quelli fatti col copia e incolla, per non parlare delle gif, dei mini video, delle immagini che si condividono con tutti, veramente. Punto che riassume un po' tutto questo, ma in realtà neanche tanto, è una cosa che odio del Natale, è che finisce troppo presto. Le vacanze in generale finiscono quasi sempre troppo presto, soprattutto più si cresce e meno si percepiscono queste vacanze. Mi ricordo quando ero piccola che le vacanze di Natale mi sembrava durassero mesi e invece adesso nell'effettivo durano 2 settimane. Queste erano le cose che odio, le mie preferiti della festa del Natale. Quali sono le cose che sopportate meno di questa festa, di queste vacanze, di questo periodo? Fatemi sapere tutto qua sotto nei commenti. Qua sopra trovate tutti i miei social dove potete commentare, contattarmi e ovviamente sostenermi. Invece qua sotto trovate la mia mail per le collaborazioni e corrispondenze. Se vi è piaciuto questo video lasciatemi un piccolo like di supporto e se pensate che questi spreferiti possano far divertire o essere condivisi appunto dai vostri amici, parenti, conoscenti, condividete questo video su tutti i vostri social. Se vi piace questo format, questo canale, tutto ciò che faccio su questa piattaforma, cliccate sul tasto iscriviti e ovviamente anche sulla campanella per non perdervi nemmeno un video. Noi ci vediamo domani con un nuovo video dell'avvento di Joe, solo su Giocate Bookswriter. Un bacione, ciao ciao!